Ciao a tutti, ciao e benvenuti a un nuovo webinar del Simposio della Consapevolezza. Siamo in un webinar bonus perché ormai ci stiamo avvicinando sempre più alla data ufficiale di apertura del Simposio 2015, che è il 2 di marzo, e abbiamo avuto una serie di webinar bonus e questo è uno di questi e sono felice che sia proprio con la mia amica Cecilia Sardeo. Ma prima di presentarla voglio dire che potrete poi durante il webinar commentare, fare le vostre domande, Ciao sono Ruti, ciao e benvenuti felice al nuovo che webinar c'è del un Simposio della ritorno. Consapevolezza. Siamo Un in un webinar attimo. bonus perché ormai. Il bello della diretta, direi. Quindi dicevo che appunto potete commentare, fare le domande, insomma, interagire come volete. Se siete dal sito del simposio potete utilizzare WhatsApp oppure Twitter con l'hashtag Simposio2015. Se siete su Google Plus avete la parte di Q&A, che sono le domande e le risposte, oppure potete commentare sotto a dove trovate il video, oppure potete commentare su Facebook, sotto, appena sotto dove vedete il video, sotto troverete il modulo dei commenti. Di nuovo, ancora potete interagire con noi anche su YouTube utilizzando i commenti tradizionali, insomma, come se fosse un video qualsiasi. Bene, io non voglio rubare altro tempo a Cecilia, quindi la invito a venire sul nostro palco virtuale qui al simposio. Benvenuta Cecilia. Ciao, ciao Sera, ciao a tutti. Non so se mi vedete, perché io con Google Plus ho questa relazione di amore e odio. Ok, non so mai cosa schiaccio e se schiaccio il pulsante giusto. Non dovrei dirla Fantastico. questa cosa. Benvenuta Cecilia. Beh, ma almeno così fai sembrare anche noi comuni mortali un po', cioè, dà un po' di speranza, diciamo, perché sappiamo che sei super tecnologica e quindi. Bella, allora benvenuta intanto e grazie di dedicarci il tuo tempo per questo webinar speciale, perché insomma hai scelto un tema che penso serva e sia utile a tanti, direi a tutti, perché chi non vorrebbe essere super produttivo nella vita e nel lavoro, no? E quindi questo segreto o comunque questa strategia che ci racconterai oggi credo che possa davvero essere positiva per tanti. Lo spero molto, è quello che spero ogni volta che condivido qualcosa. Condivido sempre cose che hanno funzionato per me, naturalmente non è una garanzia che funzionino per tutti, però sono convinta che ci sia sempre una base comune di fondo che poi ciascuno può adattare, no? Alla propria vita, alla propria situazione, alla propria realtà e c'è sempre modo di farla funzionare, quindi questo mi entusiasma parecchio. Poi, come dici tu, se appunto parlo di qualcosa legato alla produttività, che è un tema che io amo moltissimo, e il bello del simposio per me è che scelgo sempre io di cosa parlare, non ho nessun tipo di. Ho una tela bianca, per cui decido io cosa, come, mi piace un sacco questa cosa, perché non ho limiti di sorta, e naturalmente spero che quello che ho deciso di condividere oggi possa essere effettivamente pratico e utile poi nell'immediato a chi ci sta ascoltando. Vedrai che lo sarà, perché poi se hanno voglia di andare a rivedersi i vari webinar che abbiamo fatto insieme, perché non è la nostra prima esperienza insieme questa, avranno la possibilità già di vedere, no? Che cosa hai regalato, queste insomma perle di praticità che hai regalato. Cecilia, ti dico già che stanno arrivando diversi saluti via WhatsApp, non so i nomi perché non si firmano, però insomma ci ringraziano e ci salutano, e quindi sono tutti pronti ad ascoltarti. Ti lascio la palla. Perfetto, grazie. Ma allora, io come accennato appunto voglio condividere oggi qualcosa che ha fatto una differenza enorme nel mio lavoro e nella mia vita. Per questo voglio fare un passo indietro, proprio in un nanosecondo spiegare da dove nasce questo mio interesse per l'essere produttivi, per il dare sempre il massimo, per riuscire a recuperare energie quando ne abbiamo bisogno, nonostante la nostra vita sia sempre più frenetica, sia sempre più piena di cose da fare, alcune cose più importanti, altre meno importanti, ma poi finiamo veramente a fine giornata ad essere spesso degli straccetti, almeno questa è stata la mia esperienza per diverso tempo.
Niente, una cosa che sicuramente ha in qualche modo scatenato questo mio grande interesse per la produttività è stato il momento in cui ho abbandonato il mio lavoro e ho deciso di cominciare la mia attività. Per me è stato più o meno 4 anni fa e è nato tutto da un'esigenza forte di ottenere la massima libertà, di poter lavorare dove e quando volevo. Non volevo dover essere legata ad un'agenda, all'orologio di qualcun altro o ad una sedia o quant'altro. E, solo che ben presto poi ho scoperto anche il lato oscuro del gestire il proprio tempo da soli e che è il fatto che gestire il proprio tempo da soli è molto, molto, molto più difficile di quanto non lo sia quando qualcuno effettivamente ti dice A, B, C, D, questo è quello che devi fare entro questa scadenza. Spero, o forse qualcuno che ci sta ascoltando sicuramente può confermare che non è una cosa facile. E quindi mi sono improvvisamente trovata in una situazione in cui passavo dal tutto in termini di organizzazione, di struttura e di aspettative al nulla, nel senso che avevo appunto questa tela bianca e stava a me decidere tutto quanto. E devo dire che non è stato per niente facile, nel senso che inizialmente mi sono persa in un sacco di piccole cose che non erano così importanti, mi sono trovata comunque a rinviare delle scadenze costantemente, proprio perché dipendeva soltanto da me. Questo nonostante la mia voglia di riuscire, la mia voglia di ottenere risultati e anche il fatto che non avevo scelta, perché appunto la pressione di dire ok, dipende tutto da me e quello che faccio oggi andrà a influenzare quello che io effettivamente riesco ad accumulare a fine mese per sopravvivere, parlando proprio terra terra, è chiaro che la pressione, insomma, si comincia a sentirsi in maniera notevole. E uno dei miei coach, che è sicuramente a tutt'oggi un mentore molto, molto significativo per me, mi fece notare quella volta che il proprio business, ma io credo che si possa poi applicare a qualunque tipo di carriera e anche a qualunque area della propria vita, cresce solo in rapporto a quanto cresci tu personalmente, come persona. E questa prospettiva mi ha in qualche modo acceso questa voglia di capire come io potevo funzionare meglio prima di far funzionare meglio qualunque tattica o qualunque strategia che potesse poi funzionare nel mio lavoro, ecco. E, di sicuro non ci ho beccato subito, ne ho provate diverse, ma eventualmente sono riuscita ad individuare quelli che a mio avviso sono alcuni dei pilastri fondamentali che mi aiutano moltissimo oggi, non senza fatica naturalmente, quindi non parlo di una formula così che si può fare, di cui si può fare copia e incolla, però insomma fattori che di sicuro mi stanno aiutando moltissimo tuttora e che mi hanno consentito di dare veramente il massimo quando ne avevo più bisogno, quando non sapevo veramente dove andare a recuperare la mia energia. Ed è quello che appunto sono in realtà 3 pilastri, poi ce ne sono molti di più, ma questi sono i 3 che a mio avviso rappresentano un po' le fondamenta che hanno funzionato per me. E, come accennavo prima, non è una formula copia e incolla, nel senso che potrebbe accadere, insomma, che uno di questi pilastri o più non funzionano immediatamente. Sono convinta però che con qualche adattamento alla propria situazione possano veramente poi funzionare. Scusa, volevo perché io ho dato per scontato che ti conosco. Non sento. Mi senti? No, mi si è bloccato tutto, cioè nel senso che mi si è bloccato il video e ti sento a scatti. E non vedo neanche. Così, prova, prova. Ok, sì, adesso ti sento benissimo. Ok. Sono in un'altra casa, quindi non so bene, magari la connessione Non ti sento più. vai. Ok, non ho sentito nulla, ma spero che voi mi sentiate, voi mi sentite. Se mi vedi, passami in chat. Ok, aspetta. Vai tu, tranquilla. Ok, io non ho capito una parola, ma va bene così, mi fido. Ok, allora, Vai, vai.
Niente, beh, cominciamo con quello che è il primo pilastro, che io l'ho definito, non so se ho la descrizione qui sotto mano, comunque qualcosa come un piccolo grande fattore che influenza ogni cosa che fai e come la fai. E per questa parte probabilmente utilizzo un pochino più di tempo nei nostri 40-45 minuti a disposizione, perché sono personalmente convinta che senza questo fattore non funziona nient'altro, nessuna strategia, nessuna tattica, nessuno degli altri pilastri che ho individuato per me stessa. E nella seconda parte invece parleremo di quello che è il modo più efficace per diventare un esperto nel tuo campo, che credo sia un argomento molto interessante per chi ci ascolta, se ci sono dei coach, dei trainer o degli esperti che vogliono appunto trasformare, insomma, la propria esperienza in un'opportunità di lavoro a tempo pieno. E l'ho inserito in questo argomento perché il livello di competenza e di padronanza, naturalmente, della propria attività, del proprio settore, rappresenta una chiave di volta notevole in quella che è poi la rapidità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità con cui effettivamente poi riusciamo a lavorare. E, a prescindere naturalmente da qual è il proprio titolo di lavoro, qual è il proprio settore, c'è sempre spazio per migliorare. Quindi in questa sezione condivido quelli che sono gli strumenti che a mio avviso potete utilizzare per valutare qual è il vostro livello di competenza e come muovervi da quel livello, anche se è un livello alto, vedremo che non c'è proprio mai fine al miglioramento. E infine affronteremo un tema che a me sta a cuore moltissimo, perché è una delle cose che sicuramente ci blocca di più in qualunque cosa facciamo e ci impedisce o comunque ci rallenta nel raggiungere i nostri obiettivi, che sono tre paure fondamentali. Non le solite tre paure che nominano tutti, in realtà, che non so se siano la paura di cadere o la paura, non lo so, c'è qualcuno che parla, no, di queste due o tre paure che sono le nostre paure primitive che abbiamo tutti. No, non sono quelle tre paure, quelle che ho individuato io sono un pochino più applicabili, credo, no, alla vita di ogni giorno, e fornirò anche un esercizio che io personalmente utilizzo. Non sempre funziona, ma il 99% delle volte sì. Naturalmente poi, se insieme agli altri pilastri di cui parliamo, funziona al 100%. Ok? L'ultima cosa, prima di cominciare, che alla fine del nostro webinar, sera, non so se vuoi dire qualcosa al riguardo, ma avremo un invito speciale di cui ormai noi siamo, insomma, delle grandi fan di questi inviti speciali alla fine delle nostre chiacchierate. Certo, certo, assolutamente, ma ne parliamo dopo, direi. Lasciamo un po' di suspense. Assolutamente, assolutamente. Ok. Allora, cominciamo col primo pilastro, appunto questo piccolo grande fattore che influenza un po' tutto quanto, e che non è altro, rullo di tamburi, che essere presenti in quello che facciamo, che può sembrare veramente banale, o in qualche modo magari legato alla sfera, no, della crescita personale, bla bla, non, che cosa c'entra con la produttività, ma in realtà, appunto, se è vero che il nostro business, la nostra attività, la nostra carriera cresce, il rapporto a quanto cresciamo noi è fondamentale, è un fattore fondamentale. E a mio avviso chi dà sempre il massimo è sicuramente più presente di tutti gli altri. Ma per presenza non intendo solo una presenza fisica in quello che fai, intendo una presenza emotiva, una presenza mentale, una presenza a 360 gradi. Pensa a quante volte, io poi sono un genio in questo, ti presenti a qualcuno e ovviamente stai già pensando a quello che vorrai dire per non sembrare magari noioso, e ti scordi subito il nome della persona che si è appena presentata a te, e quindi questo diventa poi una situazione ancora più imbarazzante successivamente. Lì è chiaro che non siamo presenti con quella persona. Questo capita anche quando parliamo con qualcuno e non facciamo altro che rimuginare su quello che dobbiamo dire dopo, senza neanche ascoltare quello che la persona sta dicendo adesso. Questo è il classico esempio, no, di assenza totale. Oppure quando sbagliamo strada, no? Perché anche lì sono una maestra, perché stiamo cantando a squarciagola, intanto i pensieri corrono, intanto manchiamo la curva, eccetera, eccetera, eccetera. Spero di non essere l'unica a fare queste gaffe costanti, ma non credo. Oppure, non lo so, il classico esempio degli occhiali, no? Che non sappiamo dove cercare, poi alla fine ce li abbiamo in testa. Tra l'altro c'è una storia di un mio caro amico che mi scrive qualche tempo fa che lui ha questo problema, tende a
trascorrere gli ultimi momenti della sera, insomma, prima di andare a dormire sul divano, e si dimentica sempre questi occhiali nei posti più pericolosi, nel senso tra i cuscini oppure all'interno delle fessure del divano, per cui il rischio, insomma, di romperli è forte. E mi dice: io ho pensato a questo marsupietto che mi metto addosso e avendo il marsupietto di sicuro li infilo lì e evito di, appunto, di perderli. E mi ricordo di aver pensato: no, la chiave è veramente essere semplicemente un pochino più presenti nelle nostre azioni, perché il marsupio può funzionare per 2 giorni, però poi di nuovo se siamo assenti non fa testo. Ora, questi sono esempi un po' sciocchi e sicuramente se si trattasse solo degli occhiali non sarebbe poi un gran problema. Il punto è che l'essere presenti influenza veramente come facciamo ogni cosa. Quando siamo veramente nel momento e stiamo solo facendo quella determinata cosa, quella determinata azione, siamo in uno stato che a me piace definire stato di flusso. Andiamo con la corrente, non navighiamo contro la corrente, siamo punto e basta. Io personalmente non sono stata in questo stato di flusso per parecchio tempo nel mio lavoro, nella mia carriera. Quando ho cominciato ero assolutamente sopraffatta da mille cose, da mille aspettative, quindi si parla di cose pratiche, si parla di, ovviamente, di una presenza mentale, quindi il fatto di pensare a dove volevo arrivare senza essere consapevole di dove ero in quel momento. E quando ti senti sopraffatto, io credo che sia un campanello d'allarme ideale per capire che non siamo nel presente, perché nel presente non ci può essere caos, giusto? È un momento alla volta, quindi non ci può essere confusione. Se c'è confusione stiamo già pensando al futuro, stiamo rimuginando su qualcosa che è appena successo e su cui non abbiamo più controllo. Una cosa che di sicuro è una chiave per mantenersi produttivi è il fatto di essere più presenti. Non mi stancherò mai di ripeterlo, ma la domanda a questo punto diventa: come caspita si fa a diventare più presenti? Intanto personalmente non sono assolutamente arrivata in questo senso e credo che veramente ci voglia una vita intera, è una pratica costante. Quindi è un po' un viaggio, non è tanto il fatto di essere presenti nella nostra vita sempre, perché è inevitabile che ci saranno dei momenti in cui non ci riusciamo, ma lo sforzo di tornare a quel momento presente è tutto quello che ci serve per migliorare e per renderla una cosa quasi naturale, se non semplice, perché semplice non lo sarà sicuramente. Io credo che ci siano 2 suggerimenti che possono essere molto utili per cominciare ad essere più presenti nella propria vita. Uno è decidere di farlo. Questa è una cosa che anche qui che ho scoperto con il mio coach, veramente a volte basta poco, basta veramente decidere una cosa, che si tratti del nostro atteggiamento, del nostro stato emotivo, veramente può cambiare notevolmente. Quindi la mattina l'idea di alzarci e pensare che vogliamo veramente essere più presenti nella nostra giornata. Io personalmente faccio questa cosa stabilendo un'intenzione. Questa è una cosa che probabilmente chi mi segue può aver già sentito. Quando comincio la mia giornata, la mia intenzione viene sempre stabilita e non è che faccio solo quella cosa, è un'intenzione che in qualche modo rappresenta un po' il tema della mia giornata. Potrebbe essere, ad esempio, voglio sorridere di più oppure voglio ascoltare di più quando qualcuno mi parla. Ed ecco che lì scelgo uno scenario in cui, in cui mi esercito e pratico la mia presenza. Potrebbe essere il fatto di essere più consapevoli mentre guidiamo invece di essere sempre presi tra mille paranoie, mille pensieri. Quindi veramente è una questione di stabilire quell'intenzione e ne basta una. Cambiala ogni giorno, mantieni la stessa per una settimana, poi cambia, vedi tu, quindi non credo ci siano regole. Qui è solo una questione di capire cosa funziona poi per noi individualmente. Una cosa che ho notato, che è abbastanza ovvia una volta che la noti, prima un po' meno, è che il fatto di essere presenti viene meno quando facciamo le cose meccanicamente, no? Le cose che facciamo di routine, ad esempio guidare, sono le classiche cose meccaniche che portano via, o che sono comunque, la meccanicità è il nemico più grande della presenza. Quindi ecco, credo che fare attenzione a quelle determinate aree della propria giornata in cui tendiamo ad agire meccanicamente possa essere
gli occhiali, ad esempio, possa essere utile. E, io ecco, posso riportare un esempio concreto dalla mia pratica yoga, che ovviamente ultimamente è la mia fonte di esempi perché rappresenta una parte grossa della mia vita. E, da un po' di tempo pratico uno stile che prende il nome di Ashtanga Yoga, in cui hai una serie di movimenti stabiliti che non vanno modificati e che ripeti di nuovo ogni giorno. E quando ne parlo con qualche mio amico, la domanda che sorge spontanea è: caspita, ma non t'annoia a fare sempre la stessa cosa ogni singolo giorno per un'ora e mezza? E il punto è che se mi annoio è un segno che sto diventando meccanica, perché in realtà il movimento è lo stesso, i movimenti sono esattamente gli stessi, il mio corpo ormai li conosce a memoria, ma il mio corpo è sicuramente diverso oggi rispetto a ieri, mentalmente sono in una situazione diversa, il mio respiro è diverso perché ovviamente dipende da come sono, da come mi sento emotivamente, ed è quella la differenza che veramente trasforma completamente, in questo caso la mia pratica yoga, ma qualunque azione stiamo facendo. Quindi non è tanto il fatto di ripeterlo e saperlo a memoria, poi pensare a cosa mangeremo stasera, ma è veramente il fatto di osservarci, perché in quel momento siamo così presenti che impariamo un sacco di cose su noi stessi che prima non potevamo notare, perché non stavamo neanche vivendo praticamente, no? Ecco, spero insomma di aver fornito qualche prova concreta di quello di cui sto parlando. Esattamente, completamente sì, direi di sì. Io spero che mi sentiate adesso. Io sono, come ti dicevo, in un posto dove... Mi senti? Sì, ok. Sì. Sì. Abbiamo un contributo da un amico, da Christian, che dice che lui utilizza il respiro per ricordarsi di essere nel qui ed ora nei momenti di miglior caos. Fantastico, fantastico. No, mi piace poi, se arrivano dei contributi, commentarli con te, perché insomma comunque è sempre bello anche il raffronto di chi come noi è in un cammino, perché alla fine anche noi non mettiamo a disposizione quello che sappiamo, ma in realtà siamo qui proprio perché stiamo ancora imparando. Quindi... il respiro, tra l'altro, stare parlando di respiro, e Christian, grazie per il contributo, è una delle classiche cose che facciamo meccanicamente, o meglio, la facciamo naturalmente, per fortuna non dobbiamo pensarci. Però il fatto di non pensarci ci porta poi a dimenticarci completamente, no? Di come respiriamo. E quindi, no, a volte respiriamo come se stessimo, quando abbiamo l'ansia o siamo presi dallo stress, a volte cambiando il nostro modo di respirare riusciamo poi a cambiare anche il nostro stato emotivo, e viceversa naturalmente. Quindi di sicuro il respiro è un elemento grosso a cui prestare attenzione. E un'altra cosa, credo sia anche utile partire dalle relazioni, perché è molto più facile renderci conto che siamo assenti completamente quando parliamo con qualcuno, appunto per gli esempi che dicevo prima. E, pensate ad un momento della vostra vita in cui vi siete guardati negli occhi con la persona che amate, oppure con una persona che non chiamate necessariamente nel senso di amore fisico, ma potrebbe essere una persona a cui volete bene, qualcuno che rappresenta veramente qualcosa di importante nella vostra vita, e c'eravate solo voi in quel momento, non c'era nient'altro. Ecco, io credo che quello sia il classico momento in cui siamo veramente presenti, e non c'è più futuro, non c'è più passato. E sono convinta che molti conflitti nelle relazioni nascano proprio dalla mancanza di presenza. Almeno io mi arrabbio sempre quando sono meno presente in assoluto. Quindi questo esercizio mi ha sicuramente aiutato moltissimo a tornare sui miei passi e dire: aspetta un attimo, da dove sta nascendo questa situazione di conflitto? Da una situazione reale o dal fatto che entrambi siamo assenti, pensando ad altro e parlandoci addosso? Quindi credo che sicuramente, ecco, cominciare dalle relazioni sia utile. Assolutamente sì, e ho una domanda per te, personale credo, non così personale, no, però quanto tempo mediti e quando, se hai un... Okay. Condividerlo. Dunque, io medito ogni giorno per mezz'ora dopo la mia pratica yoga, quindi unisco le cose insieme, e a volte medito per un pochino di più, arrivo a 45 minuti massimo, ma non è... Non baso la mia meditazione sul tempo, quindi a volte mi bastano 10 minuti per tornare appunto al momento presente, a volte me ne servono di più, a volte ne ho di più, a volte ne ho di meno, quindi comunque sì, direi che ogni giorno mezz'ora è la risposta che riassume il tutto. Sì, e poi ho una domanda, no, tra l'altro, scusami, anche una cosa mia personale: dopo l'attività fisica, fermarsi a fare meditazione è
straordinario, cioè per quanto mi riguarda io non faccio mezz'ora, a volte faccio 5 minuti, a volte 15, dipende, ma dopo l'attività fisica è la cosa più potente che mai, questo per esperienza, cioè su di me è così, a tante volte diventa parte della mia attività fisica. Io vado a correre, vado a nuotare, sono comunque anche lì il discorso di ripetizione c'è e arrivano idee, canalizzazioni, situazioni, momenti proprio di completo equilibrio ed è stupendo. Senti, ho per te, vogliono sapere, Dave, credo che voglia sapersi, Dave, chi è il tuo mentore? Ah, ne ho diversi. Quello che ho nominato prima è Vishen Lakhiani, è il mio socio in vari progetti. Credo di averne nominati un paio. Poi, sì. Brandon Brochard è l'altro. Comunque sì. Grazie. Ok, proseguo. Vai. Un'altra domanda. Ok. Direi che con la presenza ci siamo. Il secondo pilastro che a mio avviso, appunto, come accennavo all'inizio nell'introduzione, è veramente fondamentale, ma di cui ci dimentichiamo tutti, è la pratica. Pratica che non si dovrebbe fermare quando cominciamo ad avere i primi risultati, anzi, dovrebbe aumentare quando cominciamo ad ottenere i primi risultati. È così importante continuare a fare pratiche, a migliorarci per rendere tutto quello che facciamo appunto più efficiente, più facile, più naturale, a prescindere che si tratti di un'attività sportiva oppure di una carriera o di un business o quant'altro. Il problema è che, a mio avviso, gli ultimi trend sul web degli ultimi anni ci hanno un po' fatto cadere in questa trappola di pensare che possiamo diventare esperti nel giro di subito, un nanosecondo, siamo esperti e la notizia flash è che per migliorare in qualunque cosa, per ottenere risultati, ci vogliono tempo, lavoro, dedizione, web, non web, online, offline, non importa. Io appunto ho studiato moltissimo questa parte relativa appunto alle peak performance e al dare il massimo e ci sono diversi studi che riportano dati di vario tipo. Io qui ne ho riassunto qualcuno per dare un'idea di quanto effettivamente ci voglia. Ci vuole un anno di serio studio e di serio lavoro per, qui me lo sono scritta da qualche parte, eccolo qua, per rientrare nel primo 60% degli esperti in qualunque cosa. Quindi un anno per entrare nel primo 60%, 2 anni per entrare nel primo 50%, 3 anni per entrare nel primo 30%, 4 per rientrare in quello che qui viene definito tra il 10 e il 20%. Ora, chiaro che si parla di statistiche, di dati che vanno presi ovviamente come linea di massima, ma veramente ti danno un'idea di come sì, ci voglia veramente un continuo miglioramento. Tanto che di sicuro qualcuno l'ha già sentito, ci vogliono, sembrerebbe, 10.000 ore di pratica per diventare un esperto, un vero esperto, per eccellere, ecco, al massimo delle proprie potenzialità. Ora, 10.000 ore... 10.000 ore significa 2 ore 40, 2 ore 45 al giorno, ogni singolo giorno per 10 anni. Non so se mi spiego, è un bel po'. Ora, questo non significa che non possiamo metterci in gioco prima, che non possiamo esporci, assolutamente no, ma non dovremmo mai smettere di avere un atteggiamento di apprendimento, l'atteggiamento dello studente. Possiamo essere coach, possiamo essere trainer, possiamo essere esperti, ma non cambia il fatto che non possiamo smettere di imparare, perché nel momento in cui smettiamo di imparare, smettiamo anche di trasmettere. E stagniamo, diventa tutto stagnante. Per usare le parole di un altro mio mentore, che è il mio insegnante yoga questa volta, lui dice in continuazione che tiri fuori quello che ci metti dentro, punto. Quindi quando no, qualcuno si lagna o non ha voglia di fare una certa cosa, lui viene lì e ti ricorda che tiri fuori quello che ci metti dentro e lì ti accorgi che effettivamente non vuoi mollare, non puoi mollare se vuoi continuare a vedere miglioramenti. Il problema qual è? Che la maggior parte di noi, ed è una cosa assolutamente normale, scivola nella meccanicità, anche quando diventiamo esperti in qualcosa, no? Molto bravi in qualcosa, che sia una task magari più pratico, più teorica, non importa. Tendiamo a diventare meccanici, no? La meccanicità di cui parlavamo prima. Non siamo più presenti
e smettiamo di migliorarci e finiamo dentro quello che viene definito plateau accettabile, che a me piace un sacco come espressione, perché il plateau dà proprio questa idea di ristagno, cioè non di ristagno, comunque di stallo momentaneo, però è accettabile. Quindi è come se noi sapessimo che alla fine ci sediamo sugli allori, sappiamo che qualche risultato l'abbiamo ottenuto e va bene così, e ci convinciamo di essere già arrivati. E, c'è un libro che prende il nome di Il talento è sovrastimato, tradotto letteralmente, non so adesso se sia disponibile in italiano, spero di sì, perché l'autore dice che l'80% di chi comincia un nuovo lavoro lo apprende nel primo anno e poi smette, un anno. Abbiamo parlato di 2 anni, 3 anni, 4 anni minimo per cominciare ad eccellere, 10.000 ore, e qui si parla di un anno ed è come se sapessimo che non c'è altro da fare, e poi però ci lamentiamo ovviamente perché non cresciamo, perché ci sentiamo stagnanti, perché i risultati non arrivano, eccetera. E, quindi ecco, io sono veramente fermamente convinta che per dare il massimo sia necessario fare sempre quel passo in più, superare quel plateau accettabile, anche se siamo convinti di essere bravi in qualcosa. Se vogliamo risultati straordinari non possiamo fermarci, ecco, io sono convinta di questo, senza ovviamente stressarci, non deve essere una cosa che ci stressa o che ci fa diventare matti, però di sicuro la crescita in termini di conoscenze, di esperienza nel nostro settore è fondamentale. Io mi aiuto personalmente circondandomi di gente che non me la manda a dire, insomma, se mi lasciate passare il termine. Quindi persone che comunque non mi fanno sentire molto arrivata, molto spesso, nel senso buono del termine, persone che mi spronano, che mi spingono a dare sempre di più e a fare sempre meglio. Naturalmente, tra l'altro mi è successo proprio recentemente di aver ricevuto un feedback non particolarmente positivo dopo un lavoro di una settimana su qualcosa che ho fatto e onestamente non è stata una bella sensazione, però lì ho capito che potevo o scegliere di barricarmi nella mia armatura di no, io sono la migliore, io so fare tutto e quindi è giusto così e quindi non fare nulla e ignorare il feedback, cosa che avrei potuto fare, oppure incorporare il feedback, rifare il tutto e accettare che c'è spazio per il miglioramento, per quanto pensiamo di essere bravi. Ecco, quindi ecco, io credo che circondarsi di persone che non ci dicono sempre sì, che bravo, qui, lì, sia ideale. Che siano coach, che siano colleghi, che siano amici, non ha importanza. Ecco, a proposito del fatto di innovare, riporto un esempio che credo sia abbastanza eclatante in termini lavorativi proprio. Quando ho cominciato 4 anni fa nel settore dell'editoria online, ero veramente nuova, non avevo idea del mercato, non avevo idea della concorrenza, non sapevo nulla. Però avevo un'idea abbastanza chiara e precisa di dove volevo andare con quello che volevo fare della mia vita. E lì non mi ha veramente fermato nessuno. Certo, ci sono stati un sacco di ostacoli, però quello che mi ha veramente sorpreso è stato vedere, conoscere la reazione di alcuni personaggi che erano nel settore da 10-20 anni e che erano sconvolti dei risultati che io ero riuscita a raggiungere in pochi anni. E lì ho capito che probabilmente, certo non ne ho le prove, ma più siamo appunto in un settore, più siamo riconosciuti come autorità in un settore, più è facile smettere di innovarci, smettere di migliorarci. Paradossalmente chi comincia, come diceva appunto l'autore del libro, chi comincia ha questa fame, ha questa voglia, no? Il primo anno è quello in cui impariamo tutto, poi ci fermiamo. Quindi 20 anni dopo siamo esattamente dove eravamo, arriva il nuovo arrivato, certo, bravo tanto quanto me, però con 20 anni meno di esperienza, nonostante questo, emerge proprio perché ha un'energia completamente diversa. Chiaro. Sì, certo. Dimmi. Dopo una domanda proprio sul tema appunto del continuare, del perseverare, del non mollare, poi te la giro. Okay. Sì. Anche adesso se vuoi. Ok, allora la parte di Francesca dice, a volte però ci si demoralizza perché non si vedono risultati o non si riesce a stare al passo. Hai consigli per non demordere? Sì.
Allora, una prima cosa è cercare di non ossessionarci troppo su, appunto sul risultato finale. Questa è una cosa che di nuovo lo yoga mi ha insegnato moltissimo. Chi lo pratica sicuramente sa di cosa parlo. A volte il risultato arriva veramente dopo mesi e mesi e mesi di ripetizione della stessa identica cosa senza che sia cambiato nulla ai tuoi occhi, quindi tu non lo vedi. In realtà stai creando un continuo... il progresso è praticamente invisibile, ma c'è, solo che tu non lo stai vedendo. Molto probabilmente perché, perlomeno sempre riprendendo l'esempio dello yoga, non sei presente nella tua pratica, è meccanico, no? Però sta succedendo. Se sei presente succede ancora più rapidamente. Quindi un consiglio che ho è sicuramente fare l'esercizio della presenza, perché il caos e il timore di non farcela, il timore di demordere non esiste più, perché improvvisamente tutto quello che esiste è il prossimo passo, non c'è altro. E quando tutto quello che esiste è il prossimo passo, ecco che ci godiamo anche il viaggio, no? Invece di avere questa cosa dell'oddio, devo avere il sito pronto entro questa data, devo avere questo progetto lanciato entro questa data, e invece ci godiamo ogni singolo step e sappiamo che è un passo sempre più vicino a quella che è la nostra meta. Quindi questo è sicuramente un consiglio che mi sento di dare. Grande, grazie. Grazie anche da parte di Francesca. Ok, beh, grazie a te Francesca per la domanda, mi piace sempre un sacco rispondere alle domande perché poi è quello che mi piace di più, perché so che è quello che, no, che sicuramente hanno in testa moltissime delle persone che, con cui parlo e che ci stanno ascoltando, più di quello che ho da dire io, che poi insomma lascia il tempo che trovo. E niente, quindi per concludere questa parte della pratica, la sfida che vi lancio è quello di guardare a qualcosa a cui state lavorando in questo momento, può anche essere una cosa fuori dal lavoro, quindi vorrei che questa cosa fosse chiara, che puoi veramente applicarla a qualunque area della tua vita, con dei piccoli adattamenti naturalmente, però ecco, guardare a qualcosa a cui stiamo lavorando in questo momento e guardare a quando è stata l'ultima volta che ne abbiamo messo in discussione quello che sappiamo di questa cosa, come facciamo questa cosa e che cosa conosciamo insomma di questa cosa, quindi vedere se c'è qualcosa che non abbiamo visto e che entrando nella meccanicità ci ha portato alla routine e senza vedere che magari la stessa cosa può essere fatta mille volte meglio. E se ci accorgiamo che è effettivamente così, che non abbiamo innovato nulla in questa cosa, la sfida è per i prossimi, non lo so, 30 giorni, che è un numero ideale, impegnarsi ad imparare un qualcosa di nuovo in quel determinato settore ogni singolo giorno. Può essere un piccolo tassello in più, quindi non deve essere un intero libro, ma una pagina, per darvi un'idea. Ok? Interessante. Okay. Interessante, anche perché sono piccole, vabbè, esercizi barra sfide, perché ti fanno uscire un po' da quello che appunto è la meccanicità e la ripetizione esattamente di quello che hai sempre fatto e ci fa scoprire nuove cose, poi anche a breve termine veramente questo succede, no? Tante volte a guardarlo, viene in mente Robin Williams quando saliva sulla cattedra e guardava le cose, ti diceva di guardare le cose da un'altra angolazione, no? Sì, esatto. Un po' questa... sì, è proprio così. Solo che è talmente facile da dire, molto più difficile da fare, che a me piace appunto trasformare tutto in un gioco, perché per me diventa molto più facile. Poi il gioco della sfida lo puoi fare con qualcuno, per cui veramente diventa divertente e allo stesso tempo utile. Ascolta, una domanda che secondo me ha un po' di risposta, si riferirà comunque a quella super offerta che, di cui avremmo parlato alla fine. Poi sentila, dice: ciao Sere, avrei una domanda per Cecilia. Come si fa a sapere su quali nostre competenze puntare, migliorare e quindi quale strada prendere sul lavoro quando non si ha chiarezza su quali sono le proprie competenze e i propri doni? Grazie mille, Deborah. Ok, sicuramente una parte della risposta sarà la nostra chiacchierata finale. E, guarda, il consiglio, non ho moltissimo tempo, per cui questa risposta meriterebbe veramente un'altra ora, mi piacerebbe un sacco poterlo fare, ma ci sono diversi video che puoi trovare su ceciliasardeo.it/blog che sto caricando in queste settimane, e uno di questi video, se non sbaglio, parla proprio, anzi l'ultimo video, parla proprio di questo aspetto. Quindi credo si chiami La persona più speciale che tu abbia mai incontrato, una cosa del genere.
Quindi dai un occhio a quel video, potrebbe darti veramente un sacco di utili informazioni. E poi anche gli altri video possono essere veramente molto utili in questo senso. Non poi è una domanda con una risposta breve. Facile. È breve. Metterò il link diretto anche di questa parte qui nel PDF del tuo intervento, così lo trovano direttamente. Perfetto, perfetto. Ok. Una cosa però che... No, vabbè, vedi, mi piacerebbe rispondere, ma ok, vado avanti, perché sennò non ce la facciamo a stare entro i tempi. Ok. L'ultimo pilastro è sicuramente che in parte credo risponda anche a questa domanda, anche se da un'angolazione diversa. È quello che io chiamo la prospettiva, appunto, parlando di prospettiva, ne abbiamo appena parlato, la prospettiva che abbiamo nei confronti delle cose è chiaro che cambia notevolmente il progresso che possiamo avere nelle varie aree della nostra vita. Io credo che uno dei nemici principali del fatto di essere presenti, e qui torniamo sempre a quel fondamento di base che è la presenza, sia la paura, no? E appunto, come accennavo prima, io penso veramente ci siano tre paure di base che sono un po' le più comuni là fuori. E in qualche modo possono veramente essere superate con un piccolo giochino, ovviamente che per il quale insomma bisogna fare un po' di pratica. La prima è la paura della perdita, no? La paura di perdere, non lo so, qualunque cosa, la paura di dire ok, se faccio questa cosa potrei perdere, non lo so, il lavoro, potrei perdere la stima di qualcuno, potrei perdere la mia identità. Pensa a quando, per esempio, adesso non lo so, mi viene in mente quando sei in una relazione e sai che dovresti lasciare quella persona, però in qualche modo la tua vita si è cristallizzata intorno a quella persona, la tua identità è parte di quella persona e la tua zona di comfort rientra, no, in tutto questo, e quindi la paura della perdita in questo caso ti porta a dire resto qui perché ho paura di perdere la mia identità, chi sono se non sono con questa persona. Questo è un po' l'esempio che mi sta venendo più, che credo possa insomma toccare più persone in assoluto, perché è un esempio che prescinde dal business, dal lavoro, eccetera. E poi la seconda paura è la paura del processo, quindi la paura di dire, questo è tipico, no, di chi comincia un'attività online, è stato tipico mio anche quando ho cominciato, non so come si fa, non capisco come funziona, io questa paura del processo ce l'ho con Google Hangout ancora e Google Plus, quindi la paura che sia troppo difficile. E poi c'è la paura del risultato, quindi la paura di non essere abbastanza bravi, non essere all'altezza, no? Oppure la paura che possa effettivamente rivelarsi un disastro. E questa è la paura che sto avendo io personalmente in questi giorni con un progetto nuovo che sto lanciando nel mercato statunitense e che per la prima volta non mi vede solo dietro le quinte, ma mi vede anche in prima linea. Il che mi terrorizza, è un eufemismo in realtà, ho una paura pazzesca e la mia paura in questo caso è ovviamente la tipica paura del risultato, cosa succede se non sono in grado di fare una cosa del genere. E poi però la domanda che viene spontanea è, ma scusa, ma tutte queste paure, la paura, oddio, se perdo questo e se non sono all'altezza e se non so come si fa, sono in realtà tutte delle supposizioni. Non c'è prova sul fatto che effettivamente sia così. Certo, non c'è prova del contrario, ma è anche vero che chi dà sempre il massimo in qualche modo decide di lanciare una piccola sfida a quelle supposizioni e le inverte da negative a positive. Per cui ogni volta che mi trovo a pensare, oddio, se perdo questa cosa, poi penso, e se invece guadagno qualcosa di ancora più grande? No? Questa è la paura della perdita. Poi in quella del processo potrebbe essere, ad esempio, oddio, non so come si fa, è difficilissimo. E il modo in cui possiamo invertire la cosa è pensare, ma se invece fosse... quasi divertente, se invece si rivela divertente, no? E diventa qualcosa di cui ci appassioniamo e che magari, rispondendo alla domanda di prima, diventa anche la nostra sfera di competenza, no? Quante volte succedono queste cose del tutto casualmente, no? Quando meno ce l'aspettiamo. Oppure l'ultimo esempio sulla paura del risultato è, invece che pensare, oddio, e se sono un disastro, penso...
E se invece, insomma, si rivela grandioso, si rivela strepitoso, no? Se non ci provo, mai lo saprò. E certo, e se dovesse rivelarsi vera l'ipotesi iniziale, potrebbe anche lì il tutto essere, no, modificato, nel senso che potrebbe essere visto come un'opportunità di crescita, no? Perché se vogliamo, veramente poi dipende tutto da come prendiamo le cose, no? Ecco, quindi credo che veramente il gioco del girare la frittata in questo senso sia molto, molto utile, ed è una cosa che molti libri di crescita personale trattano, ma credo che individuare prima il tipo di paura che abbiamo, se è una paura di perdita, una paura del processo, la paura del risultato, porti maggiore chiarezza ancora e lo faccia diventare un gioco un pochino più concreto e pragmatico e meno le solite cose di crescita personale che poi non funzionano, bla bla. Ok. Certo. Okay. Ok, quindi piccoli step che mettano in discussione queste ipotesi, questi preconcetti, perché sono preconcetti, dobbiamo ricordarcelo, le paure sono delle stampelle, come dice appunto Brandon Brashard, che io adoro, e lui dice sempre butta via queste stampelle, sono semplicemente delle stampelle, sono comode, perché poi riprendendo appunto la storia dell'automatismo, ci siamo abituati a camminare con queste stampelle, ci sentiamo così bene, che poi se le perdiamo ci sembra che non stiamo in piedi. Questo l'ho aggiunto io, ma insomma credo che sia più che azzeccata come immagine. Assolutamente, poi abbiamo parlato tra l'altro in un webinar bonus con Cass Thomas proprio anche di come potersi, insomma, liberare da queste stampelle, no? Da questa paura, e come si può vedere la stessa paura come anche il coraggio, cioè come viene fuori il coraggio, e come la tante volte la paura la confondiamo con invece una sensazione di eccitazione quasi, no? Cioè che quasi quasi sono la stessa cosa, e che tante volte non riconosciamo quello che si potrebbe poi in un passo trasformarsi in qualcosa che ci carica, piuttosto che rimanere invece ancorati a qualcosa di... Assolutamente. Beh, questo, tra l'altro, è fantastica questa cosa che hai detto, perché io una cosa che faccio spesso quando mi trovo in situazioni... Personalmente sono una persona molto riservata e schiva, non amo grandi folle, per cui se mi piazzano, non lo so, in quei classici tavoli con, non lo so, 10 persone da una parte, 10 persone dall'altra... Mi congelo, praticamente divento una statua di sale, e mi sono trovata in questa situazione diverse volte, anche con persone che veramente con cui volevo connettere, con cui volevo creare una connessione, persone che ammiravo moltissimo e che però mi intimidivano moltissimo, e mi ricordo di aver pensato più di una volta: ok Cecilia, stai crescendo o no? E la risposta è sempre stata sì. E se la risposta era sì, cioè crescendo nel senso proprio personale del termine, mettendo in discussione, no, la propria, non mettendo in discussione, ma uscendo dalla propria zona di comfort. E quella risposta era già sufficiente per scongelarmi un pochino. Poi è chiaro che, insomma, ci sono altre cose che vanno fatte, però quello mi ha aiutato moltissimo. Quindi farci sempre questa domanda e dire sto crescendo? E se la risposta è sì, va tutto bene, possiamo superare anche questa, non è poi non morirà nessuno, non è un grosso problema. Cecilia, ho un messaggio da parte di Riccardo, che è super esperto di Hangout Marketing, ha detto che pensa lui se vuoi farti passare la paura. Ok, grazie. preferisco fare un passettino per volta, no? Sforzarmi personalmente, perché sai com'è, quando ti arriva la soluzione, quando vieni imboccato con la soluzione, non è mai efficace tanto quanto quando lo capisci da sola, no? Però insomma, se vuoi, grazie. Lui è bravissimo su Google Plus, quindi ti sa assolutamente. Okay. No, per quello, per fortuna, qualcuno che se ne occupa, perché sennò diventerai matta. Comunque, grazie. Ascoltami una domanda di Barbara, poi andiamo a parlare dell'offerta, altrimenti sì. Qui di questa speciale chiusura, insomma, è Barbara Susanna che dice: questi tre step possono declinare a qualsiasi obiettivo nella vita? Quindi possiamo applicarli a qualsiasi obiettivo nella vita? Sì, assolutamente sì. Credo che i tre step delle tre paure, o i tre step in generale, la presenza, credo che si riferisca ai tre step in generale che abbiamo coperto. Presenza, pratica e prospettiva. Sì, personalmente sì, giusto. Esatto.
Personalmente credo proprio di sì, la presenza in assoluto, perché dalle relazioni con noi stessi, alla relazione con il prossimo, al lavoro, è veramente tutto credo che dipenda da quanto siamo presenti nella nostra vita, non c'è niente di meglio che essere presenti nella nostra vita e non c'è niente di più difficile e cambia veramente tutto quello che facciamo, ma non solo da un punto di vista poi lavorativo, proprio dal punto di vista della qualità delle nostre azioni. E la pratica è sicuramente qualcosa che si adatta di più alla sfera ovviamente delle competenze lavorative, però credo che con qualche adattamento sia applicabile anche ad altre sfere, ad esempio nella sfera delle relazioni non necessariamente devo diventare un esperto in quanto coach di relazioni per migliorare la mia relazione, posso decidere no, se ho un problema relazionale posso decisamente decidere di migliorarmi in quel settore sapendo che poi risolvere quel problema no, ha un effetto a cascata su tutto il resto. E le paure assolutamente sì, anche quelle applicabilissime a qualunque cosa, anzi letteralmente a tutto. Assolutamente sì. Beh, senti, io Cecilia, per andare un po' in chiusura, perché quest'anno sì. Appunto abbiamo preso il taglio un pochettino più ristretto dei webinar, ma per dare la possibilità di seguirlo in realtà poi nel succo, no? Teniamo veramente il succo così come hai fatto tu oggi. Però prima di arrivare in chiusura volevo appunto condividere con te quello che per me è stata un'esperienza straordinaria e quello che si sta per ripetere tra qualche tempo, no? Che era l'esperienza di Donne per le Donne, giusto? Sì, Donne per le Donne, questo evento... Aspetta, un passo indietro. Come vi accennavo, non sono una tipa particolarmente schiva, e sono una tipa particolarmente schiva, quindi immaginatevi, l'idea di un palco mi terrorizza. L'ho fatto altre volte, cercando di mettermi in gioco in questo senso, però non è una cosa che insomma farei ogni giorno e salterei fuori dal letto alla sola idea di salire su un palco e parlarci sopra. Donne per le Donne, però, devo dire che veramente è stato un evento che... Forse è stato il primo evento che ho fatto in Italia, un paio d'anni fa, ed è stato veramente trasformativo, sia per me come persona, sia appunto per tutte le amiche che hanno partecipato. È purtroppo un evento solo per le donne, quindi mi scuso già con gli uomini che ci stanno ascoltando, però può essere veramente utile per sorelle, amiche, mogli, fidanzate. È un evento dedicato alle donne, creato dalle donne. Non sarò sola, sarò in compagnia di Lucia Giovannini e di Deborah Conti, che sicuramente conoscete già, non hanno bisogno di presentazioni, e sarà il primo weekend di giugno, quindi il 5, 6 e 7 giugno. Sarà un venerdì sera e poi continuerà fino alla domenica sera. E, tra l'altro questo è un evento, a questo evento 2 anni fa ho conosciuto, non ti ho conosciuto lì sera, però ti ho incontrato per la... seconda volta, credo, in assoluto, a questo evento. Quindi, ecco, ha un significato ancora più importante per me, anche perché Sere sarà lì e quindi sarà ancora più bello, perché poi Sere è la mia soul sister, come si dice, la mia sorella... Oddio, non mi viene! Ma insomma, si è capito. Dai. Quindi, mi rende... Ecco. L'idea dell'evento, per farla molto breve, è fornire tutti gli strumenti che possono consentire a noi donne di trovare un equilibrio tra successo, lavoro, carriera, famiglia, salute. No, è così difficile in quanto donne a volte trovare questo equilibrio. E, io non sono ancora mamma, Deborah è mamma di due splendidi bimbi, però posso sicuramente dire come moglie e come imprenditrice che non è facile anche per no, le aspettative che la società ha di noi donne, no? Il fatto di dover sempre essere perfette in qualunque cosa facciamo, a prescindere no, da quello che sta succedendo nelle nostre vite. Ecco, quindi parleremo di moltissime cose, da come insomma liberare il proprio potere di donna e sfruttarlo a pieno, e in questo sarà la nostra grande maestra, la splendida Lucia Giovannini. Parleremo di come creare un proprio brand sensazionale, quindi qualcosa che a prescindere che sia, non parleremo molto di tattiche, ecco, sul web marketing, che è una cosa da cui mi sono allontanata negli ultimi tempi, ma parleremo di qualcosa che va ben oltre, il fatto di creare qualcosa di significativo, che abbia un impatto, no? Sulla realtà che ti circonda, a livello proprio di attività proprie e di business. Parleremo di produttività, ovviamente, visto che è un tema che amo moltissimo, e
parleremo anche di come diventare un genitore migliore, qui ovviamente non sarò io a parlarne, ma sarà la mitica Deborah Conti, come tornare in forma, come ritrovare la propria salute nonostante no, la vita frenetica che ovviamente non aiuta, e questo è molto 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 altro ancora. Spero di aver dato un'idea. Io invito tra l'altro le nostre amiche a vedere l'articolo che ho proprio postato ieri mattina, credo fosse, sul blog del simposio, perché ho proprio parlato dell'esperienza che ho avuto lì e dell'illuminazione che ho avuto lì, perché Donne per le Donne non è stata la prima esperienza che ho avuto come workshop, come seminario di sole donne e sulla crescita personale, chiaramente non è stato il primo, addirittura io avevo organizzato insieme a Patricia Martina diversi seminari proprio solo ed esclusivamente per le donne, a cui proprio anch'io partecipavo come trainer, ma l'esperienza lì è stata andata oltre per me e mi ha fatto fare una bella scoperta, che è stato quello di entrare in contatto con il mio vero potere di donna, che per assurdo l'ho sempre cercato, ma lì mi ha dato la possibilità di trovarlo, ma con un esercizio semplicissimo, che è stato prima con la freccia e poi con l'esperienza che lì è stato quello con cui ho concretizzato alcune delle mie paure, alcune delle mie che mi impedivano di entrare in quel potere lì. E poi, vabbè, abbiamo parlato l'altra volta con Lucia, che c'è la possibilità di fare, per chi vorrà, chiaramente, non è che si obbliga nessuno, la camminata sui carboni ardenti, e lì per me è stato un modo per sentire ancora più forte questo potere di donna. L'ha come sancito, no? L'ha proprio sottolineato, e quindi per me è stata un'esperienza davvero illuminante, direi che il termine esatto è stato illuminante, e quindi poi in questo ambiente di sole donne si respira la sorellanza, questa, anche se non conosci nessuno, io sono venuta e conoscevo te, vabbè Lucia, ma chiaramente eravate lì a fare il corso, quindi io gli esercizi li ho fatti con persone che assolutamente non conoscevo, non avevo mai visto prima, ed è stato bellissimo perché, e magari loro non conoscevano me perché magari non seguivano il simposio, quindi non era un punto di riferimento, non so come a volte capita, no? Che magari c'è un po' di, no, non sapendo chi ero, insomma, è stato bello, mi è piaciuto molto perché ho potuto tirar fuori quello che davvero avevo dentro, no? È stato molto bello. Mia, te, mi è venuta la pelle d'oca, anche perché un conto è parlarne, no, da trainer, e un conto è parlarne come qualcuno che effettivamente l'ha vissuto a pieno, perché poi ovviamente quando fai il corso è un pochino più, hai una prospettiva diversa, appunto. Fantastico, fantastico. Credo di averti mandato la pagina, giusto? E ce l'ho qui volendo. Ah no, forse. Aspetta, No, adesso ce l'hai. sì, te la recupero, la metto, la condivido. Lì ci sono ovviamente molti più dettagli e molte più informazioni logistico strutturali che possono essere trovate. Anche un contatto ovviamente per le informazioni, quindi nella pagina Esatto. c'è tutto. E adesso, tra l'altro, mi dicevi che è in offerta, c'è cioè un'offerta. Sì, perché è molto in anticipo, sorry. E quindi siamo al 21 febbraio, quindi sarà al prezzo praticamente bassissimo, il più basso che faremo, fino al 28, credo, ma potrei sbagliarmi, comunque per un'altra settimana circa. E quindi assolutamente sì, questa è la settimana, insomma, se è un evento che può veramente rappresentare una svolta nella propria vita, credo che questa sia la settimana per decidere, perché ovviamente ne vale molto più la pena. Ho voluto condividere perché insomma, ci tenevo a dire quello che avevo vissuto, mi sembrava una cosa insomma, da condividere. Ecco, è la prima volta che in realtà ho ritoccato dopo quel momento questa illuminazione che avevo vissuto, no? Però è stata un'illuminazione che da lì in avanti è andata avanti la mia quotidianità ed è stato bello. Questa cosa qui. Quindi comunque manderò anche di questo il link a tutti i nostri amici e anche ai signori uomini che ci ascoltano, dico pensateci, perché se pensate a un regalo così per le vostre mogli, per le vostre sorelle, sappiate che torna indietro anche nella vostra vita. Ah, sì.
Dovrei pago ma sicuro. per dire questo, ma vabbè, adesso in questo momento. No, no, sicuro. Potrebbe rappresentare il regalo più trasformativo in assoluto che abbiate mai fatto. Grande. E abbiamo anche una diciamo, condivisione di Elisa Marigo, che è stata anche lei al Donne per le Donne nel 2013. Ha detto che per lei è stato un onore fare una delle passeggiate con te mano sulla, nella mano, io e lei, sui carboni ardenti. Bellissimo, bellissimo. E poi, vabbè, i complimenti che arrivano da Francesco di blogfacine.net e fai complimenti a te Cecilia e dice che hai Grazie. divorato tutto il tuo materiale negli anni e il tuo entusiasmo l'ha spinto a prendere la sua strada attuale e quindi questo lo vuole prendere come occasione per ringraziarti. Grazie, grazie mille. Fantastico, guarda, mi piace un sacco questa cosa, la condivisione, è bellissima. Un È momento. la parte più bella, dovremmo aggiungere mezz'ora solo per questo, dopo il webinar, accorciare il webinar un po' di più. Va bene, cara, io ti ringrazio come al solito dei tuoi preziosi apporti qui al simposio e rimando ancora alla tua pagina ufficiale cecchiasardeo.it perché è sempre piena di grandi spunti e c'è anche la tua fanpage ufficiale su Facebook che è sempre super ricca insomma, di spunti e di interessanti pensieri e condivisioni tue personali ed è bellissimo perché proprio si sente il calore che metti in quello che stai facendo, quindi grazie, grazie, grazie. Noi ci vedremo a Donne per Grazie. le Donne, poi speriamo anche prima. Sì, speriamo che prima. Io, Sere, ringrazio te, ringrazio soprattutto chi ci ha ascoltato e chi mi ha ascoltato. E niente, spero appunto di conoscervi o di rincontrarvi a Donne per le Donne. Oppure, chissà, ci saranno sicuramente altre occasioni. Io sarò in Italia un pochino più a lungo questa volta, quest'estate, quindi spero veramente di poter girare un po' in lungo e in largo e conoscere un pochino più da vicino, tutti quanti. Grande. Grazie ancora. Io invito tutti poi a riconnettersi nella prossima settimana per il prossimo webinar bonus, che sarà l'ultimo dei webinar bonus, che sono stati quasi di più dei... Sto scherzando, però sono stati 8 forse o 9, insomma un bel numero per essere dei bonus. E dal 2 di marzo si parte, pensaci a quest'anno, due webinar ogni sera, uno alle 21.15, uno alle 22.15, da lunedì a venerdì per 4 settimane. Quindi insomma sarà veramente un simposio intensissimo e quindi insomma preparatevi, A proposito di progresso, questa è un'occasione ideale per imparare non una, 1.200 cose nuove alla settimana. Ok. Grazie, ciao, ciao, ciao.